Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i dati dicono che ci sono 379 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. In Veneto altri 117 contagi. Il report dell'Istituto Superiore della Sanità dice che sono attivi 736 focolai, 123 nuovi. L'RT è salito a 0,98. Il dato odierno, quindi il di ieri, è in linea con quello dell'altro ieri, quando erano stati registrati 386 nuovi contagi, un terzo dei quali però in un centro d'accoglienza in provincia di Treviso. Rispetto a 24 ore fa, dice, invece sono aumentati i decessi, 9 contro i 3, che portano il totale delle vittime a 35.141. Solo in Val d'Aosta non sono stati registrati nuovi contagi. Treni ad alta velocità, insomma le frecce Italo viaggiano da oggi con posti pieni al 100%. Il Comitato Tecnico Scientifico dice molta preoccupazione, vale anche per i treni regionali in Lombardia. Il DPCM del 14 luglio lo consente se vengono rispettate alcune condizioni, tra cui la misurazione della temperatura prima del viaggio e l'obbligo della mascherina con la sostituzione dopo 4 ore. E il Ministero dei Trasporti conferma, appunto. Fonti del CTS dicono decisa contrarietà e Ricciardi dice sbagliato eliminare il distanziamento, contribuisce alla sicurezza di questo mezzo di trasporto che diventerebbe altrimenti insicuro. Il governo introduce per decreto la doppia preferenza nella legge elettorale della Regione Puglia. Conte dice basta discriminare le donne. L'esecutivo ha nominato il prefetto di Bari Antonia Bellomo commissario straordinario con la funzione di provvedere agli adempimenti strettamente conseguenti per l'attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere nelle regioni e nelle regionali in Puglia. Emiliano ha detto ringrazio il governo. Reggio Calabria crolla il tetto dell'auditorium della sede del Consiglio regionale e dicono inspiegabile verifiche in corso, riservato ad eventi e congressi di grande rilevanza con i suoi 600 posti a sedere. L'auditorium era stato inaugurato il 30 marzo 2005 con una solenne cerimonia ufficiale presenziata dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. In Lombardia mascherine obbligatorie al chiuso fino al 10 settembre, in Veneto Zaia dice misure prorogate fino al 15 ottobre. Lo prevede la nuova ordinanza firmata appunto dal Presidente Attilio Fontana in vigore dal 1 agosto e in vigore anche la misurazione della temperatura all'ingresso di ristoranti e posti di lavoro. Anche il Sindaco di Capri ha prorogato l'obbligo di coprirsi le vie respiratorie quando si passeggia nel centro storico. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid a Napoli, positivo un dentista, corsa al test per 100 pazienti. Se da una parte ha avuto grande senso di responsabilità telefonando a tutti i suoi assistiti per portarli a conoscenza della sua positività, dall'altra ha scatenato il panico e la corsa al tampone. Dopo quel giro di telefonate, infatti, in 24 ore quasi 100 persone da Pozzuoli si sono recate al Cotugno per farsi sottoporre ai test per il coronavirus. Protagonista è un odontoiatra di 52 anni, residente a Portici, titolare di un ambulatorio in via Cicerone nel quartiere del Rione Toiano di Pozzuoli. Il professionista, che di recente sarebbe rientrato da un viaggio all'estero, solo pochi giorni fa ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute sono buone e attualmente si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Napoli riapre il box della polizia ferroviaria nella galleria commerciale di Napoli Centrale, dopo la lunga fase di chiusura dovuta anche al fermo delle attività imposto dal periodo di lockdown. Appunto da oggi riapre al pubblico il box della polizia ferroviaria ubicato nella galleria commerciale della stazione di Napoli Centrale. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, che ha espresso parole di compiacimento ed augurato un buon lavoro a tutto il personale della polizia ferroviaria. Notizie dalla Puglia.
Bollettino coronavirus in Puglia 2020. Solo 2 nuovi casi di Covid in Puglia, con un decesso nel Barese, positivo bimbo di 4 mesi. Sono solo 2 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia nella giornata del 31 luglio, secondo quanto afferma il bollettino regionale. Si tratta di 2 positività riscontrate in provincia di Bari e in provincia di Foggia. Sul totale di 1.862 test è stato registrato inoltre un decesso nella provincia di Bari. Bari Santo Spirito, c'è l'ordinanza come per la chiusura di parte del lungomare. Comune di Bari accelera con la riqualificazione del lungomare di Santo Spirito, anticipando una parte della chiusura alle auto. Da lunedì 3 agosto infatti partiranno gli interventi di rimodulazione della viabilità e interdizione al traffico delle auto sul tratto del lungomare Cristoforo Colombo, compreso tra la via Pola e Udine, dove sarà istituito il senso unico di marcia con direzione verso quest'ultima. Nello stesso tratto di carreggiata sarà previsto il limite massimo di velocità a 30 km orari. Notizie dal Treviso e dal Veneto. Scivola sulle rocce per 200 metri, grave alpinista trevigiano, l'uomo ha perso il casco protettivo e ha riportato forti traumi su tutto il corpo e alla testa, perdendo conoscenza. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. Morte di Tamaro, il cordoglio di Luciano Benetton, che ha detto se ne va un condottiero di imprese culturali. Anche Luciano Benetton ha voluto ricordare Tamaro, figura o cardine di Fondazione Benetton. La prematura scomparsa di Marco Tamaro, detto direttore della Fondazione Benetton, ci lascia molto addolorati. Hotel Scala di Treviso, il gestore chiude, incognita sul futuro della villa. Dopo cade il galletto, un altro albergo si ferma. La proprietà ha detto che la situazione attuale è difficilissima. Maxi focolaio tra i migranti a Treviso, dalle aziende agricole alla Benetton scatta l'allerta contagi. La maggioranza degli ospiti della Serena lavora in imprese locali, a decine assunti come interinali a Castrette, che è il quartier generale di Benetton. Scoperto a Treviso dopo il restauro un affresco della scuola del Tiziano. In questo delicato periodo in cui tutto inevitabilmente è stato costretto a rallentare, il Lions Club Treviso Host, con l'aiuto di Centro Marca Banca, ha proseguito nel suo progetto di recupero delle opere d'arte che caratterizzano il progetto trevigiano Città Museo Aperto. È ritornato al suo antico splendore l'affresco raffigurante la Madonna con Bambino tra Sant'Antonio a sinistra e la Santa Donatrice a destra, che è risalente al XVI secolo e si trova collocato in via Indipendenza al numero civico 4. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.